Il linguaggio dell'universo. In questa presentazione verranno annunciati quattro alfabeti tra i più antichi al mondo: quello ebraico, di cui è scritta la Bibbia, quello contenuto nell'I Ching, il libro dei mutamenti cinese, le rune di probabile origine vichingo-celtiche e il cuneiforme antico, appartenente alla civiltà della Mesopotamia. In particolare verrà fatta notare la loro somiglianza e si cercherà di dimostrare che alla base di queste antiche quanto diverse scritture vi è una connessione ben precisa che parla il linguaggio dell'universo. Cominciamo analizzando il sigillo di Salomone, o più comunemente chiamato Stella di Davide, che ha origini molto antiche, è rappresentato da due triangoli intrecciati, uno rivolto verso l'alto e l'altro verso il basso. Infatti nel sigillo di Salomone viene rappresentata la parte spirituale dell'uomo nel triangolo superiore e la parte animale dell'uomo o gli istinti nel triangolo inferiore. Molti concordano sul fatto che la sua origine provenga dall'India, di fatto questo simbolo è utilizzato da secoli sia nella cultura occidentale che in quella orientale. È rappresentato da due triangoli abbracciati, uno rivolto, come abbiamo già detto, verso l'alto e l'altro verso il basso. Ecco, faccio notare che, secondo gli ebrei, la creazione del mondo avvenne intorno al 3760 a.C. Questa data e altre che verranno indicate serviranno per identificare un periodo storico ben preciso che si aggira alla data simbolica del 3000 a.C. Poi vi spiegherò naturalmente perché. Sottolineiamo ulteriormente l'importanza della stella di Davide, che chiameremo da ora in poi per convenzione esagramma, e vediamo che è rappresentata in un'immagine di Shiva, una delle divinità dell'India più antiche e importanti nella sua posa più comune. La civiltà della valle dell'Indo fu una civiltà fiorente nel subcontinente indiano a partire dal 2900 a.C., la data del 3000, ricordate. Sempre in India l'esagramma appare raffigurato con il dio Krishna, il nome di un avatara del dio Vishnu, di cui le narrazioni si trovano nel libro indiano del Mahabharata risalente al 3200 a.C. Ma lo si trova anche nelle culture antiche del Medio Oriente, per esempio nel sigillo accadico VA 243 risalente al terzo millennio a.C., famoso anche perché alcuni studiosi come Zaccaria Sitchin vi hanno identificato in quel sigillo il decimo pianeta Nibiru, conservato tutt'oggi al Museo Statale di Berlino. È possibile osservare l'esagramma nelle stele o nei soffitti del tempio di Eliopolis a Baalbek, in Libano, risalente all'età del bronzo, periodo che parte dal 2900 a.C., dove si possono ammirare strutture megalitiche, ovvero enormi massi, ognuno dei quali misura oltre 21 metri di lunghezza per 5 di larghezza e con un peso di circa 1000 tonnellate, costruiti, secondo le leggende, dai giganti di cui parla anche la Bibbia. Nella prima metà del terzo millennio si assiste a un progressivo passaggio all'età del bronzo. Asia centro-occidentale, Europa, Egitto, Cina. In Asia, per esempio, si assiste alla creazione delle rotte marittime tra l'Indo e il Golfo Persico, grazie alla scoperta dello sfruttamento del regime dei monsoni. In Cina si sviluppa la cultura dell'Longshan, che edifica le prime città fortificate con mura e produce vasellame di alta qualità in ceramica lucida con l'uso del tornio. Dal 3000 a.C. al 1500 a.C., il periodo di Harappa, nella valle dell'Indo, al confine con il Pakistan, si sviluppano le prime comunità indiane che daranno vita alla città di Harappa e Mohenjo-Daro, centri urbani altamente organizzati e specializzati in misurazione. La scrittura di Harappa è tuttora sconosciuta e non la si può decifrare. In Medio Oriente si parla di diluvio universale, un evento mitico in cui una divinità provocò inondazioni di gigantesche proporzioni che distrusse tutte o quasi le civiltà presenti all'epoca come punizione divina. Questo mito è diffuso in tutte le culture. All'inizio del millennio, del terzo millennio, si assiste al fiorire della civiltà sumera, dove nella città di Uruk sono state rinvenute antiche tavolette di documenti amministrative e raccolte sistematiche di caratteri pittografici e ideografici che rappresentano i primordi della scrittura. In Africa, nel 3000 a.C.,
Il re egizio Menes unifica i due regni, l'Alto Egitto, la parte sud della Valle del Nilo, e il Basso Egitto, la parte nord della Valle del Nilo. Durante il periodo arcaico e protodinastico, dal 3000 a.C. circa al 2600 a.C. circa, si assiste alla formazione della scrittura geroglifica e successivamente alla costruzione delle piramidi. In Europa, in Germania e lungo i laghi alpini svizzeri dell'Italia settentrionale, la popolazione viveva in villaggi su palafitte. Nel periodo del terzo millennio, nella valle del Po, tra Piacenza e Modena, Reggio Emilia e Parma, si sviluppò la cultura delle terramare. Anche la civiltà greca comincia a svilupparsi. Vi è anche l'inizio della civiltà nuragica in Sardegna con la costruzione dei nuraghi semplici. Per adesso prendiamo atto di questo improvviso fiorire della civiltà e successivamente mostreremo delle ipotesi per spiegare tali eventi. Le immagini mostrano distintamente, e qui adesso apriamo un nuovo capitolo, che l'alfabeto ebraico deriva dalla stella di David che abbiamo chiamato. Vi abbiamo detto esagramma. Questa scoperta è sicuramente molto interessante, visto che si tratta del simbolo che appare sulla bandiera di Israele ed è quindi preso come stemma nazionale. Tuttavia, la notizia è a mio avviso sensazionale per un altro motivo. La stella di David è infatti un simbolo riconducibile ad un frattale e lo si trova nella curva di Koch. La curva di Koch è una delle prime curve frattali di cui si possiede una descrizione. Appare per la prima volta in un documento del 1904 del matematico svedese Hedge von Koch. Nell'immagine è possibile scorgere l'esagramma ad indicare che questo simbolo è un frattale. Lo vedete nell'immagine, possiamo anche sottolinearlo con il puntatore laser. Ecco. Allora, è conosciuta anche con il nome di fiocco di neve di Koch o stella isola di Koch. E vi mando un'animazione. Il video mostra chiaramente che questo frattale racchiude in sé le geometrie complesse della natura, come le felci. Sarà un caso, ma si tratta di piante dall'origine antichissima. La loro comparsa sulla Terra va infatti collocata nel periodo carbonifero, ovvero 300 milioni di anni fa. Vere e proprie piante preistoriche di cui i dinosauri andavano decisamente ghiotti. Come riporta il cabalista oggi defunto Ari Ben-Noam, dell'Università di Bar-Ilan in Israele, a Tel Aviv, è stata letta dagli altoparlanti dell'università la lettera ebraica Tzadik su un lenzuolo precedentemente preparato di color nero con del borotalco sparso sopra. Ari Ben-Noam ha visto formarsi la lettera in questione tra il borotalco, segno inequivocabile che l'alfabeto ebraico parla la lingua dell'universo, dove il suono è perfettamente in sincronia con la forma, in grado di comunicare e interagire con l'universo stesso. In questo video si può capire che l'uomo era in possesso di conoscenze molto pericolose. Vi sono narrazioni nei testi Veda che sembrano narrare esplosioni di tipo nucleare o fatte con armi di luce. Analizzeremo in seguito questi inquietanti indizi dal passato che sembrano avere molte analogie con il nostro presente. Ma intanto vi mando il video di Ari Ben-Noam. Io vorrei toccare un piccolo tema. Sicuramente tutto il mondo conosce la distruzione delle due città al Mar Morto, Sodoma e Gomorra. Nessuno non lo sa come sono state distrutte queste due città. Quale bomba Dio ha usato? Niente bombe. Sono state usate le lettere della lingua ebraica, incrociate in una forma, una con l'altra, che hanno fatto sparire la materia in antimateria. Quello che hanno visto, dicono i nostri saggi, dal Mar Morto hanno visto salire solo il fumo bianco. Se era un bombardamento con le bombe era il fumo nero. Il fumo bianco. Queste lettere dell'ebraismo, Avraham Avinu ha scritto nel libro della creazione, Sefer HaYetzirah,
che queste 22 lettere della lingua ebraica sono 22 lettere, sono 22 canali. Ce li ho qui sullo schermo, da me. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, abbiamo qui sia le lettere, il nome delle lettere, il valore delle lettere e la posizione di queste lettere. Sono lettere potentissime, potentissime. La loro potenza persino arriva a cose, se io li racconto mi diranno, ma potete anche provare a casa. Ho preso un altoparlante all'università di Bar-Ilan, di credo 3 o 4 mila volt, non mi ricordo esattamente, e lì ci ho teso un lenzuolo nero col borotalco. Ho preso il microfono e ho detto Tzadik. Tzadik è la 18ª lettera dell'alfabeto ebraico e vale 90 punti, e vale 90. La Tzadik, quando io l'ho detta, ha tremato l'altoparlante e guarda, sul borotalco è uscita la forma Tzadik. In altre parole, le lettere in ebraico sono sì vibrazioni, sono sì fortissime e dobbiamo sapere solo usarle, perché nel momento che noi, vi faccio vedere adesso questa lettera Tzadik che io ho chiamato, eccola qui, e questa forma di questa lettera non dimenticherò mai, si è formata sul lenzuolo nero col borotalco. Questa lettera. A questo proposito viene presentato un video dell'esperimento conosciuto come studio delle lastre di Chladni e dal nome del fisico e musicista tedesco che l'ha ideato. È un classico della fisica, basta spargere una manciata di sabbia su un piatto metallico, collegarlo a un altoparlante e accendere la musica ad alto volume. Al variare delle frequenze i granelli prendono a spostarsi sulla lastra disegnando forme inaspettate. È esattamente l'esperienza che ha provato Ari Ben-Noam con la lettera ebraica dello Tzadik. Vi mando il video.
Niente, l'ho lasciato tutto per, anche se è un po' lungo, proprio per far vedere come veramente le frequenze interagiscono con il mondo materiale. Adesso viene citato lo studio del professor Corrado Malanga, che ha analizzato la struttura del DNA e della lingua ebraica, trovando diciamo, un punto in comune. L'ipotesi del professor Malanga, secondo la quale la lingua ebraica è scritta e parlata nell'alfabeto che compone l'universo. Infatti, il DNA è un frattale e parti del DNA rappresentano almeno in maniera similare le lettere dell'alfabeto ebraico. Quindi, oltre ad essere strutturate sulla stella di David, come vedete nell'immagine. E la scritta, oltre a quando viene pronunciata, appare la stessa scrittura sul borotalco, come abbiamo visto citato Ari Ben-Hum. Ecco, la loro forma è similare rispetto alle forme del DNA. Tutto compenetra tutto proprio come una forma frattale che si dirama con le sue infinite geometrie che si ripetono all'infinito. Il DNA riprende le forme dell'alfabeto ebraico e l'alfabeto ebraico riprende le strutture del DNA. L'alfabeto ebraico è parte del codice che ha creato l'universo e come tale è in grado di manipolarlo. Sono parole molto forti, me ne rendo conto, ma sono davanti agli occhi di tutti quello che sto dicendo. La scrittrice ebrea Shasrael, nel suo libro DNA ebraico, Genetica e Kabbalah, afferma: la Kabbalah ebraica sostiene, da epoca immemorabile, che tutto ciò che esiste è frutto delle infinite combinazioni dei suoi 22 suoni archetipici delle parole divine. Le 22 lettere dell'alfabeto ebraico sono i geni del DNA cosmico e gli atomi di cui è composto il nostro linguaggio. La Kabbalah ci dice che le lettere ebraiche sono i canali cosmici che mettono in comunicazione gli astri, lo spazio-tempo, le membrane del corpo umano e le molecole. Le lettere ebraiche, ovvero le 22 frequenze archetipe, i canali di connessione fra il mondo spirituale, pensiero e quello materiale, manifestazione. Aggiungo, e lo ripeto, che il codice di cui è costituito questo alfabeto è la matrice stessa dell'universo. La lingua ebraica, come la matematica, i frattali, i numeri primi e come analizzeremo in questa sede l'I Ching, non sono un'invenzione umana, ma qualcosa che esiste da sempre e che noi abbiamo scoperto o come afferma da sempre il popolo ebraico che abbiamo ricevuto. La Torah ci narra che l'umanità in origine possedeva una lingua unica, letteralmente lingua una e parole uniformi. Bereshit 11,1. Dopo la costruzione della torre di Babele, è scritto che Hashem disperse gli uomini e confuse le loro lingue affinché ciascuno non comprendesse la lingua dell'altro. Bereshit 11,7. La traduzione orale ci insegna che questa lingua una era la lingua santa, l'ebraico, ed essa venne suddivisa nelle 70 lingue delle 70 nazioni della terra. L'ebraico è una lingua cananea che appartiene alla famiglia semita nord-occidentale. I primi testi ebraici possono essere fatti risalire al secondo millennio a.C., con prove che suggeriscono che gli israeliti che invasero Canaan parlarono in ebraico. Fiorì come lingua del regno di Israele tra il 1200 e il 586 d.C., o fino alla caduta di Gerusalemme nel 580 d.C. I linguisti sono convinti che l'alfabeto ebraico faccia parte degli alfabeti semitici, ma è proprio così? Questa è la domanda che mi pongono. Parlando con franchezza, considero così evidenti le analogie riscontrate tra l'alfabeto ebraico e la stella di David, tra l'alfabeto ebraico e il DNA, tra l'alfabeto ebraico e le frequenze, da prendere atto della sua unicità. Tali caratteristiche non si riscontrano in nessun altro alfabeto al mondo, anche considerato antecedente a quello ebraico. Quindi io ci penserei su due volte prima di dire che è una lingua che viene dopo le altre. Sembra più una lingua unica. Shasrael, nel suo libro, propone interessanti argomentazioni a sostegno di questo concetto, la rigenerazione del DNA.
La Cabala ci insegna come rigenerare per mezzo delle parole le parti del nostro corpo, della nostra psiche e della nostra anima, deboli o malate. La mistica del linguaggio è iniziazione dell'autoguarigione. Il DNA è un codice, così come la Torah è un codice che solo per mezzo della Cabala è possibile decifrare. Israele è il popolo del libro, o meglio della parola, e come tale ha sviluppato al proprio interno una mistica del linguaggio, chiamata Kabbalah. Secondo la Bibbia ebraica, Dio crea tutto mediante la sua parola. La parola è all'origine di tutto ciò che esiste. L'ebreo osservante rigenera il proprio DNA attraverso la recita continua della preghiera dello Shema. Nel 1992 Garevev e Poporin, biologi molecolari dell'Accademia Russa delle Scienze, riportarono il cosiddetto effetto DNA fantasma, il test che lo evidenzia. Si è visto che, evidenziando campioni di DNA su uno schermo per mezzo di raggi laser, il campo elettromagnetico persisteva sullo schermo anche una volta rimosso il campione di DNA. Questo fenomeno è quello che viene denominato DNA fantasma. Gli scienziati russi sono riusciti persino a trasformare embrioni di rana in embrioni di salamandra, trasferendo lo schema di informazioni del DNA catturato da uno all'altro, proiettando onde radio sul DNA. Sono riusciti a modificare l'informazione genetica. Mediante questa scoperta si è potuto dimostrare che è possibile riprogrammare e riparare difetti genetici per mezzo del solo uso di parole o frasi delle lingue umane, se pronunciate con la giusta frequenza sonora. Questo fenomeno avviene da sempre nel popolo ebraico attraverso espressioni letterali come lo Shema, la preghiera più importante recitata dagli ebrei. La preghiera dello Shema, prende il nome dalle prime due parole della preghiera stessa, parole che tradotte dall'ebraico significano ascolta Israele. Questa preghiera è contenuta nel Deuteronomio, in ebraico Devarim, che è uno dei cinque libri del Pentateuco che costituisce la Torah, per gli ebrei la legge. In realtà lo Shema per gli ebrei non è una vera e propria preghiera, ma piuttosto una professione di fede. Esso va recitato due volte al giorno, nella preghiera del mattino e in quella della sera, e privatamente prima di coricarsi. Nel video che segue potete sentirla cantata nella sua prima parte.
Attraverso la recita continua di questa preghiera si ottengono benefici per il credente, e a tal proposito Shastrael, che è l'autrice del libro di Ennea Ebraico, Genetica e Kabbalah, da cui abbiamo attinto queste informazioni, scrive alla pagina 177: bisogna fare attenzione a non vedere questa similitudine soltanto sul piano simbolico. Secondo la Kabbalah esiste una vera corrispondenza fra la situazione psicofisica e spirituale della persona e il testo scritto sui suoi tefilin e sulle sue mezuzot. È noto che nel mondo classico il fenomeno della guarigione fisica e spirituale ottenuta mediante la correzione dei testi, se il testo intero della Torah costituisce il nostro DNA spirituale in quanto popolo, il testo dei nostri tefilin personali e delle mezuzot della nostra casa costituiscono il nostro DNA specifico in quanto singole persone. Spesso una malattia fisica corrisponde ad un errore del testo di queste pergamene o all'assenza di una qualche lettera, cancellatasi per l'usura del tempo. Riparare il testo equivale a portare guarigione al membro corrispondente, sia fisico che spirituale. A dimostrazione di questo fenomeno esistono centinaia di testimonianze di persone che hanno ottenuto una guarigione miracolosa per mezzo della verificazione delle pergamene dei propri tefilin o delle proprie mezuzot, dietro consiglio del rabbì di Lubavitch, ne riporto qualcuna. Ecco, ma prima di riportarvi queste testimonianze che ci vengono così date dal popolo ebraico, è bene capire che cosa sono i tefilin, che vediamo nell'immagine in alto. Ecco, sono le scritture ebraiche che vengono racchiuse all'interno di questi copricapi che sono posti sopra la testa, come vedete, o nel braccio e anche in altre posizioni, appunto dove è racchiusa le sacre scritture, no? Quelle che gli ebrei sono le sacre scritture. Ma questi esistono anche le mezuzah che vengono poste, sono sempre, come vedete nell'immagine sotto, dei contenitori i quali prendono dei fogli con proprio la sacra scrittura anche davanti alle porte d'ingresso delle case dell'ebreo. Ecco, cosa ci dice questa studiosa? Ci dice che quando una qualche parola viene così ricopiata male o si cancella con l'usura del tempo, si può manifestare nella persona che indossa questi copricapi sacri per loro o davanti all'ingresso della porta, si può ammalare sia fisicamente che spiritualmente, e rimettendoli a posto, cioè correggendo gli errori o introducendo le lettere che mancano, ecco che avviene la guarigione della persona. E adesso siete pronti per ascoltare qualche testimonianza. Allora, una coppia di ebrei, dopo quattro figlie femmine, desiderava ardentemente avere un maschio. Venne fatta una richiesta di benedizione al rabbì, che rispose di far controllare i tefilin, che sappiamo sono quelli che si indossano, e di eseguire con estrema precisione le leggi della purezza familiare. I tefilin furono controllati e con enorme sorpresa fu scoperto che nel verso che dice e Mosè disse al popolo Zachor, la parola Zachor risultava mancante. La parola Zachor in questo verso ha il significato di ricorda, ma di per sé significa anche maschio. Dopo aver acquisiti dei tefilin nuovi, alla coppia nacque un figlio maschio, estratto dal tempio di Geulah numero 41. Un giovane si recò presso il Crashidim di New York affinché venisse informato il rabbì della malattia che aveva colpito suo padre. In effetti, il padre del giovane si trovava ricoverato all'ospedale per una crisi cardiaca che gli aveva provocato la paralisi del lato sinistro del suo corpo. La risposta del rabbì fu questa: fai controllare i tefilin e le mezuzot. Le mezuzot sono quelle che mettiamo davanti alla casa. Vennero infatti controllate le tre paia di tefilin appartenenti al malato e si trovarono degli errori nel testo in corrispondenza della parola sul tuo cuore e li attaccherai come segno sul tuo braccio. Si tratta del cuore o della mano sinistra su cui si legano i tefilin, che corrispondevano esattamente ai centri colpiti nel corpo del suo proprietario.
acquistati dei teflini nuovi, il padre ritrovò la guarigione fisica e spirituale. Nel 1977, ad un uomo che soffriva molto al piede sinistro, dopo diversi consulti medici, venne detto che doveva sottoporsi ad un'operazione chirurgica molto delicata per sostituire l'arteria otturata con una protesi di plastica. Dopo aver chiesto consiglio al rabbì, l'uomo fece controllare i suoi tefilin, le sue mezuzot, e venne trovato sulle pergamene un buchino in mezzo alla kaf finale della parola quando cammini. Dopo aver fatto riparare la pergamena, l'uomo ritrovò la guarigione. Cambiamo discorso, e ci spostiamo come cultura. Parliamo dei mandala, è una parola sanscrita che significa cerchio. Sono disegni geometrici, simmetrici, in genere racchiusi in un cerchio, in un quadrato o in altre figure piane. Vengono usati come cosmogrammi o come oggetti di meditazione, portati a grande perfezione in India, dove sono stati impiegati nelle cerimonie buddiste a partire dal 1500 a.C. Vennero ulteriormente elaborati dal buddismo tantrico tibetano. Da una tesi di laurea presso l'Università di Ca' Foscari di Venezia, Michela Porta scrive a proposito dei mandala. L'uomo occidentale, innamorato dell'idea di poter determinare e decidere individualmente ogni cosa in ogni momento e ponendosi al di sopra di tutte le leggi, ha ignorato a lungo questo simbolo, perché esso gli fa vedere capace invece di mostrare il quadro della vita e la forte componente di predeterminazione. Nell'ultimo secolo, scontrandosi con i propri limiti e cominciando a vedere quanto la società di oggi possa essere una minaccia anche per se stessa, si è introdotta in Occidente questa figura e si è cominciato a guardare ad esso con uno sguardo diverso, cioè più profondo. I mandala spesso sono frattali, quelli che vengono mostrati racchiudono la stella di Davide. E proprio come i mandala creano intrecci nella nostra vita in maniera sincronica, favorendo il disegno che rappresentano. Questo accade quotidianamente anche nella vita delle persone. Se si è una persona ambiziosa, per esempio, inconsciamente andremo a crearci dei mandala che daranno vita a degli schemi frattali che influenzeranno la nostra vita attraverso piccole e grandi coincidenze. Sincronizzazioni che ci porteranno verso quella che è la nostra tensione, nell'esempio specifico l'ambizione, ma può essere anche il potere, la felicità, la capacità di imparare a guidare un'auto, di trovare moglie o marito, eccetera. Tutto è determinato da quello che vogliamo fare della nostra vita. Questo desiderio, spesso inconscio, andrà ad innescare e a modificare la realtà che ci circonda per giungere allo scopo, qualunque esso sia. Lo dice chiaramente la fisica quantistica, lo insegnano i mandala, e con la scoperta dei frattali si è capito il perché della sincronicità che si verificano per raggiungere tale scopo. L'universo non è nient'altro che un enorme e complesso frattale che noi uomini, così come tutti gli esseri senzienti dell'universo, possiamo influenzare con il nostro libero arbitrio. Esiste tuttavia, ed è bene precisarlo, un disegno creato ad hoc per noi, il quale ci permette di evolvere, cioè realizzare ciò per cui siamo venuti in questa realtà, evolvere appunto. Allora, per gli ebrei è la loro scrittura, le loro sacre scritture. Gli orientali sono i mandala. E secondo alcune persone, invece, è l'universo stesso che, quando diciamo ti metti in sintonia perfetta con lui, ecco che cioè questa sincronizzazione ti porta a vivere, a fare la vita migliore per evolverti. Ecco, quindi ci sono diversi modi che l'uomo ha ideato per connettersi, no? Con questa realtà superiore. Ecco dove si collocano i mandala: aiutare attraverso la visualizzazione precisa le persone ad entrare nel frattale principale, quello predeterminato che porta alla maturazione spirituale. Ma ci sono anche altre strade, vi ripeto, come abbiamo visto. Come si vede nelle immagini, l'esagramma gioca un ruolo importante nella raffigurazione dei mandala. L'esagramma, da cui deriva la lingua ebraica, vedete come tutto è collegato: culture diversissime che non hanno poco o niente in comune tra di loro. Parlo di storia, ecco, guardate invece come sono invece unite nelle loro, diciamo, credenze più profonde. I frattali sono stati scoperti da Benoît Mandelbrot, un ebreo azenachita, che
affermava senza mezzi termini che questi frattali, così come la matematica, non sono un'invenzione umana, bensì scoperte di qualcosa che esiste da sempre in natura. L'universo stesso e tutti gli abitanti che vi risiedono sembrano governati da schemi di tipo frattali, lo ripeto. Massimo Todorani, nel suo libro Sincronicità, lo trovate alla pagina 89, riporta Pauli, Wolfgang Pauli, scienziato di origine ebrea. Notate che sto anche citando la provenienza di questi scienziati che fanno la storia dell'uomo, perché la maggior parte di loro sono tutti ebrei, ci sarà un motivo, eh? Allora, praticamente Pauli dice che si era accorto che, durante i suoi studi di fisica quantistica, che a certi livelli la matematica cessa di operare in un regno di causalità, cioè io tocco una pallina con un dito e questa si muove, ma esiste come se fosse un vero e proprio mandala che gli riflette in maniera sincronica e creativa l'esistenza di un disegno superiore. Questi principi acasuali, scoperti da Pauli e definiti simili a mandala, sono paragonabili ad uno schema frattale. Consci del fatto che Pauli e Carl Jung, con cui aveva collaborato per questi studi, morirono negli anni 60, mentre la geometria frattale di Mandelbrot fu presentata alla metà degli anni 70. Di fatto Pauli e Jung non avevano un esempio migliore di un mandala per descrivere il bizzarro comportamento della materia. La materia è soggetta a leggi di tipo frattale, discorso che andrebbe approfondito appunto ulteriormente, ma non è questa la sede. E il fatto che l'alfabeto ebraico sia derivato dalla stella di David, che anch'essa è un frattale, la curva di Koch, se vi ricordate all'inizio, fa pensare che chiunque l'abbia concepito lo ha fatto usando le leggi, ovvero i mattoni fondamentali che costituiscono l'universo. Per questo la lingua ebraica ha un potere legato alla parola. Nel 2017 si è festeggiato il 25esimo anniversario delle relazioni tra Cina e Israele. L'Università di Bellan, di Remagan, vicino a Tel Aviv, ha allestito una speciale mostra. La dottoressa Danielle Gurevich, organizzatrice dell'evento, ha spiegato che gli ebrei e i cinesi sono i popoli più antichi del mondo, che le due culture si sono sviluppate parallelamente e che hanno molto in comune. Noi nella moderna Israele parliamo l'ebraico, la stessa lingua dei nostri antenati di 5.000 anni fa, esattamente come i cinesi hanno preservato il loro idioma. Abbiamo gli stessi valori, amiamo il nostro paese, il nostro retaggio ed i nostri filosofi. La saggezza di Confucio è frequentemente citata, così come quella di Maimonide, e diamo molta importanza alla famiglia e all'istituzione. Sappiamo e all'istruzione. Sappiamo anche che il pensiero ebraico è apprezzato nell'est asiatico e specialmente in Cina per la sua creatività e rigore scientifico. Secondo le ultime scoperte archeologiche, la prima presenza ebraica risale al periodo della dinastia Tang nel VII secolo dell'era cristiana, quindi dopo Cristo. In molti si trasferirono poi a Kaifeng, la capitale di allora, nell'undicesimo secolo durante la dinastia Song. Per secoli hanno goduto degli stessi diritti e sono stati trattati alla pari del resto della popolazione. Ma come vedremo, le analogie tra questi antichi popoli non si fermano a meri rapporti diplomatici o umani, vanno ben oltre. Il vero motivo, secondo me, di questo reciproco rispetto è la saggezza cui attingono per essere grandi popoli. La stessa saggezza. Li Qing, il libro dei mutamenti, è il primo dei sei classici confuciani e deve essere considerato l'opera che costituisce il nucleo centrale del pensiero della cultura cinese. L'autorità e la stima di cui ha goduto in Cina per migliaia di anni sono paragonabili solo a quelle di scritture sacre come i Veda o la Bibbia in altre culture. La tradizione vuole che questo libro sia stato scritto dal leggendario imperatore cinese Fuxi tra il 2900 e il 2838 a.C., ritorna la data del 3000 a.C. È possibile che Li Qing derivi da una tecnica di divinazione antichissima, addirittura preistorica, che risale a circa 5000 anni a.C.
Nell'ambito delle divinazioni questo può considerarsi in assoluto il libro più antico di tutti. Ulteriori commenti sarebbero stati apportati da Rouen e dal duca di Chau nell'undicesimo secolo d.C. Il testo originale è composto da tetragrammi e da esagrammi. Il testo è da sempre utilizzato come oracolo e presto verrà spiegato perché è così efficace. L'I Ching è formato dai cosiddetti caratteri Fuji, che vedete nella figura G. Ve la faccio vedere col puntatore laser. Ecco. Che essendo basati sull'uso di due soli segni, cioè una linea centrale lunga e una linea centrale corta, percorrono in un certo senso l'attuale sistema binario. Se prendiamo gli 8 tetragrammi, come vedete nell'immagine di I Ching, e li scomponiamo, come mostrato nella slide, è possibile notare che ogni combinazione porta alla creazione di un triangolo. I due triangoli sommati tra loro danno vita a una stella di Davide o un esagramma. Questa è una coincidenza? Ancora. Anche i 64 esagrammi in tutte le possibili combinazioni, se scomposti, danno vita ad una stella di David completa. E ve lo dimostro facendovi vedere questa immagine. Vedete in tutte le possibili combinazioni. Ecco, danno vita a un esagramma o una stella di David. Ecco perché vi è questo innato rispetto tra il popolo di Israele e quello cinese, perché entrambi non hanno dimenticato nella loro cultura il linguaggio degli antichi, profondamente radicato con la matrice stessa dell'universo frattale, ed è anche il motivo per cui l'I Ching è così efficace come oracolo da consultare. Sembra semplice. Anche l'alfabeto runico, d'altra parte, che affonda le sue radici, secondo alcune teorie, all'età del bronzo, e qui ritorna il 3000 a.C., segue lo stesso schema. Generazioni di uomini si sono serviti delle rune come efficace oracolo. Ecco, vediamo che anche, ecco, si forma un triangolo, ma vedete anche che se noi andiamo a scomporre, ecco, si forma una stella di Dan. Troviamo tracce per lo più similari nella forma più antica della scrittura della Mesopotamia, risalenti al 3000 a.C., dato interessante in quanto rappresenta il periodo in cui nasce appunto l'I Ching e l'alfabeto ebraico. Ecco, sembra che vi siano tracce di questa antica sapienza anche nell'alfabeto della Mesopotamia. Il chakra è una parola sanscrita il cui significato è disco o ruota, è una descrizione filosofica dei punti vitali ed energetici dell'uomo. Essa coincide con i punti nevralgici lungo la colonna vertebrale e hanno la funzione di convogliare l'energia psichica nel corpo. Potremmo definirli come dei ponti di collegamento tra l'energia psichica e il corpo fisico. Ecco, vediamo come vi è un'analogia tra l'esagramma, la stella di David, e i chakra, dove vengono rappresentati. Allora, in particolar modo, Anahata è il chakra che appunto viene rappresentato specificatamente con l'esagramma, e sembra essere uno, se non il più importante chakra, essendo nel mezzo, e rappresenta il punto di svolta tra una vita dedicata al soddisfacimento dei desideri terreni e una rivolta al cielo e all'immortalità. Con Annanata si diventa consapevoli di ciò che è reale. Non si è più sotto l'influenza di Maya, cioè dell'illusione. Esso, come si vede nell'immagine, è rappresentato con il simbolo, appunto, come abbiamo appena detto, dell'esagramma. Il quarto chakra porta il nome sanscrito di Ananata, definito anche chakra del cuore.
È un chakra cardinale, in mezzo ai sette è il ponte di trasformazione da corpo a spirito, è la sede del prana, è il centro del perdono, è la fonte del vero amore e di ogni sentimento. Si nutre di affetti e di appartenenze, è connesso alle relazioni personali. Ma quello che interessa veramente a noi è che questo chakra, rappresentato con l'esagramma, ti mostra, è in grado di togliere il velo di Maya e di farti vedere la realtà com'è veramente, no? Quindi l'esagramma, che viene rappresentato con questo chakra, rende capace l'uomo di percepire la realtà com'è veramente. E qui ci sono dei rimandi con l'esagramma e con i frattali e i crop circle. E, ecco, anche se purtroppo qui addirittura c'è il frattale di Mandelbrot, che è stato fatto in un crop circle, ma purtroppo non c'è dato sapere se sono stati fatti dall'uomo o se sono stati creati, come dicono alcuni, da qualche cosa di esterno all'uomo.